Il flash mob degli studenti del liceo Mibe di Pescara ha aperto questa mattina, proprio davanti al comune, la rassegna 365 giorni no alla violenza sulle donne, nata su iniziativa dell'assessore comunale del Chisulpizio, per sensibilizzare la città in vista della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre. 35 gli appuntamenti in programma, tra incontri, seminari, convegni, lezioni e anche tornei sportivi, spalmati fino al mese di marzo, che vedranno il coinvolgimento di tutte le scuole superiori di Pescara e di ben 27 associazioni. Sentiamo l'assessore. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che a fianco a iniziative concrete di supporto alle donne, con Ananche o con il CAM, dando una protezione vera e propria, dobbiamo parlarne di questa problematica, perché soltanto parlarne e parlando nella speranza che fra qualche anno non faremo più, ricorderemo il 25 novembre. E poi quello che rappresentavo un po' anche in conferenza stampa, prima ai tuoi colleghi, ai vostri colleghi, era quello che dobbiamo partire dai ragazzi, perché noi dobbiamo partire da questa cultura, dobbiamo partire dalla cultura proprio del rispetto dell'altro partendo dalle scuole. E questo anche quest'anno l'abbiamo ribadito e siamo contenti perché tutte le scuole di Pescara aderiscono. Come detto, l'evento clou è in programma la sera del 25 novembre al Cinema Teatro Massimo con inizio alle ore 21, una serata dedicata al tema condotta da Paola De Simone con la partecipazione di Luca Pompei. Sentiamo proprio Paola De Simone, che si occupa anche della direzione artistica. È un evento gratuito, si rinnova per il quarto anno, è un lavoro di sensibilizzazione fatto attraverso personaggi, persone che hanno una credibilità, persone che hanno un seguito, e allora questo seguito lo mettiamo al servizio della sensibilizzazione di un tema così a cuore al comune e così a cuore naturalmente a tanti di noi. Quindi Marco Bocci, ci sarà anche Rossana Casale, Grazia Di Michele, voci quindi importanti che si metteranno al servizio di questa grande, di questo grande desiderio che tutti abbiamo di poter veramente andare nella stessa direzione verso dimenticarsi che cos'era questo problema che purtroppo è ancora molto presente.